Ciao a tutti, sono Nancy, sono una violinista e vi accompagnerò nel meraviglioso mondo della musica. Vivo immersa nelle note da quando avevo 5 anni e da oggi ho deciso di condividere con voi questa passione. La musica è un grande patrimonio del nostro paese, eppure per molti rimane ancora oggi un'illustre sconosciuta. Tra archi, legni e ottoni sveleremo i segreti dei maestri, dei loro piccoli allievi e dei grandi compositori. Sonate, sinfonie e quartetti non appartengono più soltanto al passato, ma sono oggi più vivi che mai. E allora partiamo insieme per questo viaggio alla scoperta della musica classica. Ogni giorno conosceremo da vicino uno strumento musicale e capiremo in che modo il suo suono dà voce alla grande orchestra. Oggi parliamo del sax, uno strumento della famiglia degli aerofoni che non troviamo nella nostra orchestra sinfonica, ma soltanto nelle formazioni di musica leggera oppure come strumento solista accompagnato da altri strumenti. Il sax è uno strumento molto moderno. Pensate, fu inventato da Adolf Sax nel 1841 e brevettato nel 1846. È uno strumento molto versatile, utilizzato come strumento simbolo nel jazz e oggi in praticamente quasi tutti i generi musicali. Ovviamente la sua letteratura classica è pressoché inesistente, proprio perché è stato inventato soltanto nella metà del 1800. Il nostro ospite di oggi, sassofonista, è Max Ionata. Maestro, benvenuto. Grazie. Oggi parliamo di uno strumento molto affascinante e un po' lontano da quelli classici di cui di solito parliamo. Innanzitutto, come hai iniziato a suonare il sax? Beh, come tutti quelli che iniziano con uno strumento a fiato, o quantomeno come la maggior parte di loro, in una banda di paese, insomma, per caso, perché giustamente non è sempre lo strumento che scegli quello che poi andrai a suonare. Sì. Io per fortuna scelsi appunto il sassofono e fui fortunato che mi arrivò a casa un sassofono strano, perché il maestro mi portò un sax soprano che, volendo parlarne anche di questo strumento, è diciamo uno dei più acuti dei sì. sassofoni. Ha una forma dritta, che non è quella classica a pipa che tutti conosciamo, per cui io, vedendo questo strumento, rimasi pure un attimo perplesso e dissi: maestro, ma io avevo chiesto un sassofono. E lui: ma questo è un sassofono, è bellissimo. Io ci rimasi un po' male, un però po' deluso. Comunque, visto anche dato l'entusiasmo di quei giorni, decisi di suonarlo e iniziai a strimpellarlo a casa. Per cui poi pian piano, insomma, riuscii a entrare in questa banda e iniziare a suonare il sassofono. Più tardi riuscì a scambiare con un mio collega coetaneo sì. il mio soprano per un tenore. Lì il tenore era praticamente più grande di me, perché io avevo forse credo 8 anni, qualcosa del genere, 8-9 anni, insomma, quindi il tenore toccava quasi certo. a terra quando io lo suonavo, e quindi quello fu il primo sassofono e l'inizio del mio. È uno strumento difficile per un bambino? Beh, uno strumento difficile perché, nel senso che magari fisiologicamente non è adatto a un bambino troppo piccolo, però in questi casi si usano degli strumenti tipo il soprano curvo, che è lo stesso strumento, certo. lo stesso lungo piegato, sì, praticamente, per cui insomma una forma anatomica più adatta a quella di un bambino, ma comunque si riescono a modificare i rapporti tra l'imboccatura, le ance e queste cose qui per riuscire a fare emettere i suoni da un bambino, quindi assolutamente non c'è età, fondamentalmente. E invece quali sono le caratteristiche che un bravo sassofonista deve avere?
Oddio, se le sapessi sarei un enorme sassofonista. Vabbè, lei in grande carriera, lo sappiamo, gira tantissimo. Però, insomma, le grandi caratteristiche, oggi perlomeno per quello che io sono, suono musica jazz, per cui bisogna essere sicuramente sensibili, degli abili improvvisatori, avere un buon senso melodico, un ottimo senso ritmico e soprattutto anche un ottimo senso armonico. Per cui mi sento di dire che se uno ha un ottimo senso melodico probabilmente ha fatto facilitato già il 50% di quello che... Lei mi ha parlato di jazz perché in fondo il sax è un po' lo strumento simbolo di questo genere musicale. Sì, se vogliamo sì, insieme alla tromba, insomma, secondo me forse più il sassofono, però comunque anche la tromba ha avuto un ruolo importante. In questo genere. Il sassofono in particolar modo perché non esiste una letteratura classica contemporanea, molto tarda, diciamo. Però diciamo è poco battuta, quindi anche i sassofonisti che studiano sassofono classico al conservatorio spesso si trovano davanti a una realtà che una volta diplomati devono mettersi a studiare musica altro, moderna, jazz, cercare di per poter applicare questa cosa anche nella musica pop oppure altri generi dove il sassofono vediamo è molto anche usato. Insomma. Quindi qual è l'iter normale per chi volesse suonare questo strumento? Fare il conservatorio? Ma il conservatorio oggi ci mette a disposizione, ai miei tempi, io parlo sempre diciamo ai miei tempi, anche se insomma non sono troppo anziano, però già 30 anni fa, per esempio, ma anche 20 anni fa non esisteva il jazz nel conservatorio. E quindi se non eri, se non avevi quelle attitudini, quelle caratteristiche lì, l'impostazione diciamo contemporanea del sassofono classico, eri tagliato fuori. Cioè, a me hanno detto, cioè lei è negato, per cui questo è un esempio di quello che può succedere. E allora mi dissero questo. Mio padre, infatti, mi proibì lo studio del sassofono, io infatti ho studiato poi in tarda età grazie al fatto che io incredibile, ho direi voluto. Beh sì, insomma è stato un bel sacrificio perché ho iniziato intorno ai 20 anni a studiare seriamente. Per cui direi che oggi non ci sono questi problemi perché i conservatori hanno delle cattedre di musica moderna, di musica jazz in particolare, per cui basta un diploma in ragioneria, per esempio, per potersi iscrivere e prendere questa laurea che oggi è triennale, insomma, conosciamo bene quali sono le cose. Per cui, un po' farraginoso. E oltre a tutte le scuole private che ovviamente possono impartire lezioni comunque di strumento, partendo direttamente dalla musica moderna che ha una letteratura molto ampia per il sassofono, cioè più ricca sicuramente. Questo che strumento è? Questo è un sassofono tenore. Sì. E quindi, come tutte le voci umane rispetto all'estensione della voce umana, per cui è un maschio in qualche modo. Sì. Si suonano indifferentemente gli altri tipi di sassofono oppure ci si specializza soltanto con uno in particolare? Ma in generale si cerca di suonarli tutti, però non è così scontato. Nel senso che si è polistrumentisti, diciamo. Bene, Messo, dove la troviamo se volessimo venire ad ascoltarla? In questo periodo sono in tour con il mio trio americano, con Ruben Rogers e Clarence Penn, con i quali ho registrato un CD che è uscito qualche mese fa, l'anno scorso. E, il CD si intitola Kind of Trio, ed è un trio che abbiamo composto a triplo nome con questi musicisti straordinari che sono un bassista e batterista tra i migliori al mondo che abbiamo, assolutamente. Bene, invece cosa ci suona adesso? Adesso potrei suonare un arrangiamentino mio di un brano di Stevie Wonder. Perfetto, l'ascoltiamo, grazie. Ok, con piacere. Thank you.
vediamo da vicino come è fatto un sax, in questo caso un sax tenore. Prego, maestro. Ok, le parti dello strumento sono dunque la campana, sì, il fusto, queste sono le chiavi che servono a chiudere i fori dello strumento. Questo si può chiamare chiver o collo in italiano. Questo invece è il bocchino, al quale viene applicato un pezzo di canna comune che si chiama ancia, lavorata in un certo modo per produrre la vibrazione che poi fa suonare lo strumento. Il materiale principale è l'ottone, anche se lo ricordiamo il sax deriva in fondo dal clarinetto basso, sì, per sì. Cui lo troviamo all'interno della famiglia degli strumenti dei legni, ecco. Numerose sono le leggende metropolitane che ci narrano di quante volte andiamo a sentire i concerti e, complimentandoci con i maestri, sbagliamo lo strumento che abbiamo appena ascoltato. Quindi verifichiamo sempre quello che andiamo a sentire durante un concerto ed eventualmente, dopo aver controllato lo strumento che ha appena suonato, andiamo pure a complimentarci col maestro. Grazie maestro. Grazie a lei. Io la saluto, in bocca al lupo per la sua carriera. La ringrazio molto, crepi, come si dice. E noi ci guardiamo il dizionario musicale. Con il termine brass noi indichiamo sia la sezione orchestrale degli ottoni, oppure anche un gruppo strumentale del tutto autonomo formato da tromba, trombone, tuba, corno francese, che fa musica di diverso genere, molto spesso musica leggera o jazz. Thank you.